Radio Radicale, siamo con Alessandro Tessari, che è stato parlamentare per credo 5 legislature, prima del PC e poi del Partito Radicale, per parlare della sua ultima fatica, dal titolo Le mie quattro patrie, che si avvale della, diciamo, introduzione, qui c'è scritto presentazione, di Andrea Panzavolta, edito da Mimesis. La vita di so nella collana La vita di Sofia, che è una casa editrice che ha ospitato già altri lavori di Alessandro Tessari. Allora, la prima cosa che mi ha colpito di questo libro, che racconta un po' la tua biografia e anche un po' la tua rinascita, la tua seconda vita, è stato vedere sulla copertina del libro questa cartina dell'Europa. Capovolta, cioè capovolta dipende da come noi le vediamo le cose, ovviamente. Allora, perché hai scelto questa cartina? Volevo sapere se l'avevi capovolta tu, questa cartina, e in questo libro racconti la tua esperienza di vita da pensionato, in Germania, Spagna, Francia e Inghilterra. Allora, che cosa hai raccolto della tua vita, della tua seconda vita? Allora, la copertina è interessante, mi è stata proposta dall'editore e all'inizio dico, vabbè, in un mondo tutto capovolto ci sta anche un'Europa capovolta. Invece no, questa è la prima cartina d'Europa fatta a Basilea nel 1500 e la lettura del mondo non è quella che noi abbiamo adesso, le fotografie dei satelliti dall'alto. Addirittura i primi mappamondi, il centro del mondo era Gerusalemme e da là irradiava tutto quello, le terre emerse e non emerse. Questa cartina capovolta è perché il centro è la Svizzera e dalla Svizzera irradiano le altre terre e sta a noi dire qual è il verso giusto per guardarla. In questo libro io racconto che cosa succede a un uomo quando va in pensione. Allora, io ho avuto due momenti di trauma pensionistico quando ho finito il mio terzo mandato parlamentare e non sono stato più rieletto e sono tornato al mio lavoro universitario. I radicali a quell'epoca, una pensata di Pannella molto audace, aveva deciso che per dimostrare che i deputati radicali non erano incollati alla poltrona, a metà legislatura faceva la rotazione. E quindi io sono subentrato per ben due volte, uno alla Daraida Aglietta e uno a Gianfranco Spadaccia. Quando ho finito la mia quinta legislatura, ho capito che ero morto politicamente perché non avevo più nessun ruolo, ma mi ero concentrato nel mio lavoro universitario. A 65 anni ricevo la lettera che sono stato messo in pensione. Siccome era a metà dell'anno accademico, il preside mi ha consentito di colmare questo mese che mancava e però il giorno stesso che vado nel mio ufficio trovo che la porta è chiusa, hanno cambiato la serratura. Chiedo, ma sì, dice, non hai più diritto perché sei pensionato, ma sto facendo un corso. Avevo dentro le mie carte, le tesi di laurea, il mio computer, insomma, una cosa, una sensazione imbarazzante. Ho finito la mia attività nei caffè attorno all'università, che in qualche modo mi faceva sorridere perché ritornavo al peripatetismo greco. Aristotele era noto perché dialogava con i suoi allievi passeggiando, il peripatos, ecco. La sensazione era che non servivo neanche, mi ero offerto di insegnare gratis, anche oltre il mio. Ma, e allora la sensazione di cosa faccio? E me ne sono andato in Germania e lì, senza chiedere di essere retribuito perché vivevo della mia pensione, mi hanno aperto le strutture dell'università e dopo pochi mesi mi danno le chiavi dell'istituto dove io potevo andare alle 3 di notte perché lì le biblioteche sono aperte tutto il giorno e tutta la notte, tutto l'anno, comprese le feste. E per me è Io non stato. ci ho mai pensato nessuno a farlo. No, figurati, anzi, quando io di ritorno dall'esperienza tedesca ho detto al mio rettore: ma lo sai che lì le biblioteche sono aperte perfino la notte di San Silvestro? E lui mi guarda e dice: ma perché tu vorresti andare a mezzanotte in biblioteca a fare che cosa? Col sorrisetto malizioso, perché in Italia si pensa che se tu vai a mezzanotte in biblioteca è per fare qualche cosa di trucido e non per studiare. A mezzanotte, nell'ultimo. Oppure perché agganciare qualche studentessa. Sì, ma capisci la logica italiana, che pensa sempre che no, l'università può essere un'occasione per altre cose. Allora, aver scoperto che c'è un paese
col quale ho dovuto fare una fatica tremenda, perché conquistare la lingua tedesca, io mi ero occupato per 20 anni della filosofia inglese e americana, e la mia terra ospitale era l'Inghilterra, soprattutto Cambridge, anche lì avevo pensato di buttare le radici. Poi quando ho deciso a 50 anni di fare i conti con la lingua tedesca, che è la lingua della filosofia, della grande filosofia come il greco antico, ho fatto fatica tremenda, perché a 50 anni, sai, imparare una lingua da nulla o quasi, è stata un'esperienza che ho fatto con molto piacere, e questo mi ha dato un impulso a continuare a fare quello che prima non facevo da giovane, cioè girare il mondo con questo progetto finanziato dalla fondazione di Elsa Peretti, una grande mecenate che ha capito l'importanza di divulgare oggi che siamo continuamente in guerra, in conflitto con i popoli dell'altra sponda del Mediterraneo, il messaggio di Lullo, un uomo del 1200, secolo delle crociate, che ha dialogato con ebrei e islamici riconoscendo che i tre monoteismi hanno un unico padre che è Abramo, e nonostante questa comune paternità questi tre popoli continuano ad ammazzarsi, a non capirsi e a combattersi. Ecco, questa per me è stata un'esperienza, per questo quattro patrie, sì, sia nella Spagna, allora sono venuti fuori anche ricordi, io sono figlio di una mamma spagnola che quindi ho come lingua madre lo spagnolo, è stato riscoprire anche lì un'altra patria, tutti i parenti di parte di mia madre ancora adesso, cugini, zii eccetera, sono nelle diverse regioni della Spagna, e mi stupisce che ancora oggi ci siano questi conflitti interni fra catalani, separatisti e unionisti. E allora mi guardavano un po' come un matto, perché io proponevo un discorso su un Raimondo Lullo che invece dialogava con le sponde del Mediterraneo, e oggi non si riesce a discutere fra regioni e regioni. In Italia adesso, quando affronteremo il tema dell'autonomia, vedremo esplodere razzismo anti-sud, contro il nord e così via, perché anche questo è una costruzione culturale che dobbiamo fare con coraggio, se abbiamo la voglia di vivere un mondo più tranquillo. Anche il conflitto ucraino e russo, io non lo vedo nei termini l'aggredito e l'aggressore, anche questo c'è certamente, ma pensare che due popoli che parlavano quasi la stessa lingua, che molte parti dell'Ucraina sono russofoni, e adesso improvvisamente anche lì c'è stato un gioco spregiudicato di mettere questa Ucraina contro la Russia, ma se si pensa che la religione ortodossa nasce a Kiev, è che è lì la patria della cultura religiosa greco-ortodossa, e quindi il conflitto con Mosca, Kiev era una grande città quando Mosca era un villaggio, e allora adesso accusare Mosca di essere la voglia dell'impero, ma no, non è, è che noi qualcuno ha soffiato nel fuoco per creare un incidente che indebolisce l'Europa di fronte ai grandi protagonisti che sono la Cina e l'America. Allora io dico che bisogna avere il coraggio che avevano questi uomini del Medioevo di rompere gli schemi. Lullo, per convertire gli islamici, per 10 anni si è tenuto in casa uno schiavo arabo che gli insegnasse la lingua, e ha scritto e parlato in arabo al punto che a 80 anni ironicamente dice: io che ho tentato di convertire i musulmani al cristianesimo, oggi mi chiamano il Christianus Arabicus, perché era diventato quasi arabo, e tutte le sue opere sono state scritte in latino, in catalano e in arabo. Ecco, questo allora per me è stato un ritorno. Sì, non voglio dire che ho voluto cercare se c'era un senso nella mia vita, le nostre vite sono un po' irregolari sempre. Poi vengono dimenticate con una certa facilità. Sì, sì, beh, soprattutto anche nel mio caso, ecco, non avere. Anche questo è un tema che mi mette un po' in difficoltà con il mondo laico da cui provengo, perché il discorso della denatalità dell'Occidente è un tema che io sento moltissimo, e questo è un altro degli argomenti che mi mise in, non dico in conflitto, ma in un acceso dibattito con Marco Pannella, quando lui mi propose, che io non li conoscevo, i libri di Aurelio Peccei sul rischio di una esplosione natalistica del pianeta, e faceva un discorso molto sofisticato che certamente non c'era spazio per miliardi di uomini se andavamo alla moltiplicazione
esponenziale. Solo che il discorso di Aurelio Peccei è un discorso sofisticato di un Occidente consapevole che aria, acqua e terra per tutti forse non c'è, però non è un messaggio arrivato all'Asia, all'Africa, al terzo mondo, che è continuato a crescere esponenzialmente, per cui ci siamo trovati un Occidente consapevole della fragilità del pianeta che implode denatalisticamente e il resto del mondo che esplode. E allora questa immigrazione forsennata dall'Africa all'Europa non è la cattiveria o anche i mascalzoni che lucrano sull'ONG, sul traffico di esseri umani, no, è che non abbiamo capito che se tu saccheggi l'Africa e la rendi invivibile, spingerai milioni di persone a varcare il mare e venire da noi. E quindi certo, odio, cattiveria, violenza saranno all'ordine del giorno. Senti, cosa scrive Andrea Panzavolta nella presentazione del libro? Dunque, Andrea Panzavolta è un caro amico, ma è un uomo di una raffinatezza, di una cultura straordinaria, e mi ha presentato come questo flaneur che gira attraverso i paesi alla ricerca della patria vera che è l'Europa, e mi dà una lettura molto bella, tanto è vero che io all'editore avevo proposto di dire metti in evidenza Panzavolta, dico, perché il suo saggio introduttivo mi ha addirittura commosso, molto bello, e difatti mi accompagnerà quando andiamo nelle librerie a presentare questo libro, perché è un'occasione per parlare, ecco, di questa Europa che ancora così difficilmente riusciamo a tenere in piedi, e le cose che stanno succedendo in questi giorni ci rendono edotti di quanto difficile sia salvare la dignità di un'Europa e non offenderla con il fango di questi eventi di questi giorni. Senti, è meglio la vita che stai vivendo adesso o quella che vivevi quando facevi il professore universitario? Ammesso che tu ce n'abbia avuta o soltanto un'altra prima, o ne hai avute tante altre? Guarda, io proprio perché non ho fatto dei figli ho investito. Questa sera e probabilmente nei prossimi giorni a Radio Radicale parleremo anche di un libro di Federico Caffè scritto da un amico, Daniele Archibugi. E questo Federico Caffè era un uomo che ha deciso di morire o di scomparire il giorno in cui va in pensione e non può più insegnare. Lui non aveva famiglia e viveva dentro l'università per i suoi studenti e ha deciso di sparire dal mondo, non sappiamo come, ma non è mai stato trovato il suo cadavere, perché non aveva più niente da fare. La sua ragione di vita erano i suoi figli, i suoi studenti. E anche per me è stato, proprio perché non ho fatto dei figli, ho vissuto il mio mondo con gli studenti come il periodo d'oro della mia vita. Poi anche in politica c'è stata una forma così di passaggio, perché la passione che io ho messo nel fare politica spiega perché, non avendo né potere politico né il Partito Comunista, ma neanche nel Partito Radicale, io non ho mai tirato fuori una lira per le mie campagne elettorali, ribadisco che mai una mia fotografia è comparsa sui muri per chiedere il voto, però evidentemente la passione che avevo messo nel fare politica mi ha permesso di tornare 5 volte qui in Parlamento, e di questo io sono grato a chi mi ha aiutato a fare queste battaglie, ma sono battaglie che io ho fatto con la stessa passione con cui ho portato in giro per il mondo il messaggio di questo Raimondo Lullo. Insomma, in questo libro cerco un po' di non tanto di dare un senso alla mia vita, perché insomma la vita è un fluire un po' insensato, andate, ritorni, non c'è un'evoluzione positiva, lineare, il progressismo, sai, siamo diventati potenti. Quando leggo sui giornali di questi giorni che dall'America viene il messaggio che abbiamo trovato l'energia del futuro, che sarà gratis, sarà pulita, sarà infinitamente sovrabbondante. Tu pensi che è una presa per il culo? È una presa per il culo, perché io sono un amico carissimo di un tecnico, e lo posso fare il nome perché scrive anche sui giornali, Peppi Cima, che per 10 anni ha lavorato a Calam, al centro della fusione, dove i paesi europei sperimentavano dagli anni 70 il progetto se era possibile fare l'energia non da fissione dell'atomo di uranio, ma dalla fusione. Si diceva allora che nel 1980 avremmo il prototipo, siamo 40 anni dopo e ancora non si parla. E
gli articoli di questi giorni dei giornali sono un po' mascalzoneschi, perché c'è un articolo che dice energia pulita all'infinito, poi l'articolo dell'intervista di un tecnico che dice sì, tra 30-40 anni, allora, ma dobbiamo dare questo contentino alla gente che vuole, certo, l'energia pulita subito. Va bene, allora con questa presa per il culo scientifica io ringrazio Alessandro Tessari, col quale abbiamo parlato di questo suo bel libro, Le mie quattro patrie, con la presentazione di Andrea Panzavolta, edito da Mimesis, che è un po' il racconto dell'ultima vita, non l'ultima, diciamo, prima della prossima. Grazie Alessandro Tessari. Grazie.